Buongiorno a tutti e a tutte della redazione Core Reporters di Tissi. Io sono Aurora Masia. E io Lorenzo Schembri. Oggi parleremo di due importanti novità ecologiche del nostro territorio. L'apertura del centro di riuso di Sassari e l'installazione dei dissipatori ad Alghero. A Sassari nasce il centro di riuso, in cui ognuno può portare oggetti in disuso facendo così un gesto di solidarietà verso l'ambiente. È il primo centro di questo genere in Sardegna, che agevola sia chi si vuole disfare del superfluo, sia le persone con difficoltà economiche, che possono andare a trovare ciò che gli occorre, prendendolo gratuitamente. Scopo del centro è ridurre il numero di rifiuti destinati alla discarica e andare incontro ai cittadini bisognosi. Inaugurato nel novembre 2017 dal sindaco Sanna, il centro di riuso, separato dall'ecocentro, si trova in un'area coperta di 246 metri quadrati. Già a gennaio c'è stata una pioggia di donazioni, 122, oltre 80 le richieste dei cittadini per portare mobili, corredini, giochi per l'infanzia e tanto altro. Al centro di riuso del comune, in poco più di un mese, i numeri parlano di una città solidale, attenta e desiderosa di aiutare. I responsabili del centro controllano lo stato degli oggetti donati, che devono sempre essere consegnati al centro per essere catalogati. In questa prima fase, l'ampia sala, in via Montello, apre il sabato mattina, dalle 9 alle 12, ma in casi eccezionali, previo appuntamento e soprattutto per depositare mobili e oggetti particolarmente ingombranti, i volontari danno la loro disponibilità anche oltre gli orari previsti. Per contattare il responsabile del centro si può chiamare il 329-088-2861 o scrivere a centroriusocomune@gmail.com. Sul sito del comune www.comune.sassari.it è presente un elenco su ciò che si può essere donato o ritirato. La seconda novità arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove l'umido viene smaltito nel lavandino fin dal 1927 ed è conosciuto con il nome di trita rifiuti domestico. Al giorno d'oggi viene chiamato dissipatore e la sua funzione è quella di eliminare la fascia dell'umido, che raggiunge quote superiori al 30% della raccolta differenziata. Si tratta di uno strumento non ingombrante, con le stesse dimensioni di una pentola a pressione, e viene installato sotto il lavandino, collegato al normale scarico, dove si possono gettare tutti gli avanzi del cibo, cioè l'umido. Questo cibo viene polverizzato dall'impianto e finisce nella rete fognaria. Per i cittadini di Alghero è già possibile richiedere l'installazione di questo nuovo sistema di smaltimento. Da Tissi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.